Zigzag! La Mombasa che mi hai dato prima non mi basta! Succhiami il cazzo! Ciao, come ti chiami? Ciao. Ciao ragazzi, sono Luna dal canale This is Luna. Mi chiamo Daniele Ambra. Sergio Garbarino. Nella vita faccio la performer, fondamentalmente, ovvero cantante, attrice, questo genere di cose, e faccio video su YouTube. Attore doppiatore, a quanto pare. Qual è il tuo personaggio? Il mio personaggio è Renaud, anche se non sembra perché ho tipo 21 anni, però vi assicuro che sono io, solo che faccio una voce completamente diversa che mi distrugge e quindi non penso che la rifarò a meno che non imparerò a gestirla meglio, senza farmi del male, sì. Nel film io ho fatto gran parte dei cori femminili e ho doppiato le ancelle. Il mio personaggio è niente meno che Zigzag, il cattivone. Qual è stata la battuta più difficile? Le battute più difficili, perché... Le battute più difficili sono state quelle dove Renaud urla, perché... Allora, io per fare la voce di Renaud ho bisogno di... Enrico, c'è un cane che ha abbaiato, non è un problema, vero? Comunque, mi ripeto. Qual è stata la battuta più difficile? Allora, porca troia! Ma sicuramente le battute più difficili sono state tutte quelle battute che erano molto allungate, come poi potrete ben vedere all'interno del film, perché il personaggio di Zigzag ha questo modo di esprimersi molto molto eclatante e quindi tendeva ad allungare tutte le battute. E c'erano queste battute così lanciate, così grandi e allungate. E devo ammettere che a volte mi hanno dato non pochi problemi. Le battute più difficili sono state quelle dove Renaud urla, perché io già non so gestire bene la voce di Renaud. Dovevo ogni volta schiarirmi la voce, non lo so, scatenarmi qualcosa che... La rifaccio! Non lo so se si sente... Battuta più difficile non saprei, perché non nasco come doppiatrice, quindi mi verrebbe da dire tutte. Però non so, forse di animale morto. Qual è stata la battuta più difficile? Allora, le battute più difficili. Perché Renaud urla. Le battute più difficili sono quelle dove Renaud urla. E già di per sé fare la voce di Renaud è stancante. E spero di aver fatto un lavoro decente, quantomeno. Però, comunque sia, sì, le battute più difficili sono state dove urla, perché mi sono ammazzato. Cane di merda. Qual è la tua scena preferita? Le mie scene preferite sono quelle dove Renaud urla, perché nonostante io mi sia praticamente ammazzato, devo ammettere che sì, mi sono divertito. Allora, scena preferita del film, direi l'inseguimento. Meraviglioso. La mia scena preferita è stata sicuramente quella dove lui si presenta al cattivo Occhio Solo come un prestigiatore. E quindi è stato molto divertente doppiarlo, perché era una di quelle scene con mille cambi, insomma, mille intenzioni, che effettivamente sono difficili, ma sono anche molto divertenti da doppiare. Almeno per quello che penso. In cosa ti somiglia il tuo personaggio? Il mio personaggio mi somiglia nella sua goffaggine. Ogni volta che questo personaggio ha un incidente si lamenta esattamente come mi lamenterei io, quindi direi che siamo molto simili da questo punto di vista. Di per sé io sono una persona abbastanza pigra. Però se succedono i casini so attivarmi. In cosa mi somiglia il mio personaggio? Io ho doppiato le due ancelle, quindi sono due personaggi. Però diciamo che c'è una sorta di piccola somiglianza fisica, perché sono more come me. E poi a tutte noi piace molto cantare nella vasca da bagno. Quindi sì, questo. Quale personaggio avresti voluto doppiare se non il tuo?
Promemoria, mai promettere a un gruppo di coccodrilli un mucchio di carne. Io non avrei voluto doppiare nessun altro personaggio, perché Zsasz è davvero l'apoteosi di questo film, è stato davvero molto molto divertente, infatti ringrazio tantissimo Enrico per avermi scelto e avermelo fatto doppiare, grazie, grazie, grazie. Io sono felicissima di aver doppiato le ancelle, quindi va benissimo così, però boh, mi sarei probabilmente divertita un sacco a doppiare la balia o la strega, sarebbe stato molto divertente. Se non avessi avuto il ruolo di Renaud, probabilmente mi sarebbe piaciuto doppiare Zsasz, perché è un personaggio molto istrionico e io sono istrionico e nulla. Non nego che a volte, mentre dovevo doppiare Renaud, mi fermavo un pochino a doppiare Zsasz per gioco, quindi... Sì, mi garba come personaggio. Secondo te, perché tutti dovrebbero vedere questo film? Allora, secondo me tutti dovrebbero vedere questo film perché, oltre a essere una pietra miliare della storia dell'animazione, c'è dietro tanto cuore. C'è dietro veramente tanto, tanto, tanto cuore. E penso che un progetto del genere e un amore tale vada supportato. Quindi, per questo. Credo che tutti dovrebbero vedere questo film perché effettivamente è un film che non ha avuto giustizia a suo tempo. Se qualcuno ha visto il documentario si sarà reso conto che è stato un film abbastanza dannato, ma a mio parere merita davvero tanto, non solo per una rivoluzione per quanto riguarda l'animazione, non solo per i disegni a dir poco fantastici, ma proprio per una questione di divertimento, ma anche di genialità che c'era all'epoca, perché è un cartone molto molto particolare. Non voglio dire nient'altro, perché poi è una cosa tutta da vedere, ma vi consiglio veramente di vederlo. Perché tutti dovrebbero vedere il film? Beh, perché è gratis e sta su YouTube. Vabbè, anche perché ha avuto vari problemi, la Disney l'ha rifiutato, poi vabbè, non si è capito un cazzo, comunque sì, ha avuto molto problemi, comunque sta su YouTube ed è gratis, quindi mi sembra un valido motivo, no? Ciao a tutti, continuate, mi raccomando, a guardare Il ladro del ciabattino e a condividerlo con tutti, ciao! Scommetto che vi è piaciuto un sacco l'intervista, ma io ho una cosa in più da dirvi. Ovvero che a Roma, sabato 17 ottobre alle ore 19, nel cinema... Come si chiamava il cinema? Ok. Nel nuovo cinema Aquila di Roma ci sarà la proiezione al cinema, finalmente, del Ladro del Ciabattino, con tutti i doppiatori che potevano arrivare fino a Roma in quel periodo. E beh, sarà parte dello Short Days Film Festival di Roma e ovviamente siete tutti quanti invitati a venire. Il biglietto di entrata è gratuito, ma per una questione di Covid ci saranno comunque posti limitati e per prenotare vi servirà il link in descrizione. Ma in descrizione non trovate solamente questo link, perché ci sarà anche il link per prendere altre bellissime magliette come questa su Pampling con il 20% di sconto se usate il codice LA ZUCCA! Che in realtà è solamente zucca, però è bello maiuscolo, così è gridato. Trovate scritto sotto il codice, ok? Però sono belle. Comunque, mentre parliamo di Kirby che si ingoia Super Mario, vi posso dire che ora non ho ancora finito con le interviste, quindi ce ne sarà un'altra extra ora di un altro doppiatore che nessuno di voi ha notato, vero? Salve miei cari, io sono il Triangolo Scaleno, sono un costruttore di Luna Park sonori e digitali, nonché ideatore di giochi e distruttore di illusioni. All'interno di questo meraviglioso film d'animazione ho avuto l'immenso piacere di doppiare i virtuosi cori eunuchi del re e le due oscure guardie al patibolo. Per quanto mi sia divertito reinterpretare i cori e la voce fuori campo che grida "Aprite per i ricchi Polo Pony!" La parte che ho preferito doppiare è sicuramente stata quella delle due guardie. Sarà perché si tratta di creature insolitamente scalene e misteriose. Comunque sia, per quanto breve, questa parte è sicuramente la più adeguata che mi si potesse chiedere di fare. Quindi non mi resta che invitarvi a godervi tutti quest'opera leggendaria, frutto del genio creativo di uno degli animatori più grandi della storia. Finalmente e giustamente doppiata in italiano. Il Triangolo Scaleno vi attende ad ali spiegate oltre la soglia.
Ci vediamo dall'altra parte. Courageous and pure of heart. Amid the swirling sands of the great Arabian desert was the golden city of Baghdad, and at its center an enchanted castle dedicated to reason and goodness. High atop its tallest tower were three golden